Parliamo di motivazione e come restare motivati e soprattutto parliamo della differenza tra un motivatore e un mentor. Tante volte le persone mi chiedono: ma Matteo, come faccio a rimanere motivato? Come faccio a svegliarmi la mattina e trovare sempre la forza di fare azione? In qualche modo noi cerchiamo sempre la motivazione come qualcosa che debba venire dall'esterno. Cerchiamo il motivatore, cerchiamo il coach, cerchiamo sempre qualcuno che ci spinga. E questo ovviamente serve a darci la spinta iniziale, però poi siamo noi quelli che dobbiamo fare azione ogni giorno e trovare la vera forza dentro di noi. Quindi la persona di successo, secondo me, è quella che è in grado di automotivarsi e questo fa la differenza. Da lì entra in gioco il tipo di persona che vuoi seguire. Vuoi seguire un motivatore che ti dice solamente sì, ce la puoi fare, grande, vai, spacca tutto? O vuoi seguire un mentor? Chi è un mentor? Un mentore che ti dice cosa fare. E il vero segreto, rispondendo alla domanda come si rimane automotivati, il vero segreto è che si rimane motivati quando sai cosa fare. Quando sai cosa fare, quando hai un piano d'azione, quando hai un sistema, a quel punto sei motivato perché? Perché vedi l'obiettivo, vedi che ci puoi arrivare, vedi che finalmente hai un piano per arrivare dove vuoi, arrivare nella tua vita. Quindi la vera differenza tra un motivatore e un mentore è che chiaramente un motivatore ti gasa, ti pompa, però non ti dà realmente gli strumenti. Mentre invece un mentor è una persona che ha già fatto il percorso che tu vuoi fare e quindi sa dirti esattamente qual è il piano d'azione per arrivare lì.